Nel febbraio di quest'anno è stato messo in piedi la piattaforma tecnologica che poi è entrata ad essere operativa il 1º maggio di quest'anno. A che cosa serve questa piattaforma tecnologica? La piattaforma tecnologica la trovate sostanzialmente al sito garanziagiovani.gov.it ed è il portale, il perno su cui sostanzialmente si basa e ha inizio la garanzia giovani. Costituisce appunto il supporto tecnologico attraverso il quale i servizi offerti alla garanzia giovani si realizzano. In questo portale cosa è possibile fare? È possibile registrarsi a questa garanzia. Per registrarsi che cosa occorre fare? Innanzitutto occorre soddisfare i requisiti anagrafici, quindi per potermi registrare alla garanzia giovani devo essere un ragazzo che ha compiuto il 15° anno di età e non ha compiuto il 30° anno di età. Per potermi registrare devo inserire semplicemente i miei dati anagrafici, quindi nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale. Per la registrazione al portale nazionale non è richiesta l'indicazione di altri tipi di informazioni. Succede poi che una volta registrati al portale nazionale si riceve una mail in cui vengono affidati un username e una password che consentono poi di caricare il proprio curriculum vitae in una sezione dedicata di un altro sito che è Click Lavoro. Effettuate queste operazioni si dovrà poi decidere in quale regione si vorrà usufruire dei servizi connessi alla garanzia giovani. È possibile scegliere la regione di residenza, ma anche una regione di tipo diverso, perché attraverso una modifica introdotta dal Jobs Act è possibile per i ragazzi accedere ai diversi sistemi di garanzia presenti sull'intero territorio nazionale, a prescindere dalla regione di residenza. Una volta iscritti, decorrono tendenzialmente i termini di 60 giorni indicati dal Ministero perché la regione indicata prenda in carico il ragazzo e quindi inizi ad offrirgli dei servizi. Quali dovrebbero essere le tappe successive all'iscrizione? Innanzitutto un primo colloquio conoscitivo che dovrebbe tenersi o all'interno dei centri per l'impiego pubblici oppure all'interno degli uffici degli operatori accreditati. Questo varia da regione a regione perché ogni regione ha stabilito in questo senso le sue regole. Il comunque deve essere offerto al ragazzo che si è iscritto un colloquio conoscitivo dove viene sostanzialmente effettuata la profilatura del ragazzo. Cosa significa profilatura del ragazzo? Significa che si cerca di capire quali sono le caratteristiche di questa persona, qual è il suo curriculum, si costruisce un curriculum e si cerca di individuare attraverso quali azioni può essere potenziata l'occupabilità del ragazzo e quali misure sono più idonee a realizzare questo obiettivo, che possono andare dal tirocinio all'apprendistato oppure nel caso in cui se ne manifesti la necessità, l'inserimento di questo ragazzo in programmi di formazione volti ad aumentare le sue opportunità occupazionali. Questo a grandi linee il funzionamento della garanzia giovani, che poi trova delle particolarità nelle diverse regioni e quindi nei diversi piani territoriali che sono stati progettati per l'attuazione. Quali sono quasi ormai 1º maggio è partita formalmente la garanzia giovani? Adesso siamo l'11 luglio, quindi sono trascorsi tendenzialmente più di 2 mesi dall'avvio della garanzia giovani. Quali sono i primi risultati? Quali sono le criticità? Allora, bisogna innanzitutto dire che il 1º maggio, data in cui è entrato formalmente in vigore il piano di garanzia giovani, pochissime erano le regioni pronte a dare delle risposte effettive ai ragazzi. Tant'è che la decisione di far partire questo tipo di meccanismo in una data così particolare, quella della festa del lavoro, che era stata salutata da molti come un'opportunità importante per ritornare a parlare di giovani e lavoro,
aveva sostanzialmente lasciato molti a bocca asciutta, aveva esposto il ministero a diverse critiche, dal momento che le regioni pronte erano soltanto tre: il Lazio, il Piemonte e il Veneto. In tutte le altre regioni, il 1º maggio di Garanzia Giovani non c'era la traccia, mancavano tutti i tasselli per poi poter dire che effettivamente il piano era partito. La maggior parte dei portali regionali non erano attivi, quindi l'unica possibilità effettivamente riconosciuta ai ragazzi il 1º maggio era quella di iscriversi a questo portale nazionale che effettivamente funzionava, ma che tratteneva al suo interno tutti i dati, non potendo essere dislocati tra le varie regioni che non erano comunque pronte a soddisfare le richieste dei ragazzi e quindi a realizzare gli obiettivi del piano europeo. E progressivamente in questi mesi le regioni si sono date da fare e hanno a velocità variabili recepito la garanzia giovani nei diversi territori attraverso dei piani regionali. Ad oggi tutte le regioni italiane hanno un piano di attuazione regionale, hanno sottoscritto con il Ministero una convenzione per cui è possibile in tutte le regioni registrarsi a Garanzia Giovani, ma non in tutte le regioni si è effettivamente pronti a dare delle risposte ai ragazzi. Soltanto in 6 regioni sono stati fissati i primi colloqui per i ragazzi, si è effettivamente pronti a dare delle risposte. Risposte che probabilmente però arriveranno fuori dai tempi previsti dall'Unione Europea. Vi ricordo che la raccomandazione europea di cui abbiamo parlato prima prevede che i tempi per dare una risposta effettiva ai ragazzi sono di 4 mesi. 4 mesi dal momento della registrazione. In realtà in Italia si è recepita la raccomandazione con una piccola furberia. Si è deciso che i 4 mesi decorrano non dal momento della registrazione, ma dal momento in cui viene effettuato il colloquio. Quindi i mesi e il tempo previsto effettivamente per avere delle risposte viene allungato di ben 2 mesi. Infatti in Italia si prevede che dal momento della registrazione al momento del primo colloquio dovrebbero decorrere non più di 60 giorni e dal momento del primo colloquio al momento effettivo dell'offerta non più di 4 mesi. Ad oggi siamo in una fase zero, quindi non possiamo dire a che punto effettivamente è la garanzia giovani, possiamo dire in quali regioni sono stati effettivamente fissati i primi colloqui. Ma in nessun caso e nessun ragazzo ha già ricevuto un'offerta coerente rispetto agli obiettivi della garanzia giovani, ma perché ancora tendenzialmente non sono maturi i tempi. Le regioni in cui sono già stati effettuati i primi colloqui sono, come vi dicevo e vi anticipavo prima, il Veneto, il Piemonte, il Lazio, anche in Emilia-Romagna si è partiti, in Lombardia si è seguito un meccanismo molto particolare che poi vedremo. Si è deciso di appoggiare la garanzia giovani al sistema della dote unica lavoro. Tuttavia mancano ancora in Regione Lombardia gli avvisi e quindi gli strumenti operativi per far funzionare questo meccanismo. Che cosa possiamo dire della garanzia giovani a pochi mesi dalla sua attuazione, ancora molto formale a dire il vero? Che ci sono diversi tipi di criticità. Una prima criticità riguarda il fatto che le regioni si sono mosse nell'attuarla in maniera molto diversificata, riconoscendo quindi ai ragazzi servizi molto diversi. Il fatto che io acceda, per esempio, alla garanzia giovani in Veneto, in Emilia-Romagna o in Lazio, dà diritto a me di avere delle risposte molto diverse da quelle che potrei ottenere, per esempio, se mi iscrivessi in Sardegna piuttosto che in Sicilia o in Campania. Quindi c'è un primo dato da registrare che riguarda il fatto che non c'è una omogeneità, di attuazione della garanzia giovani nei diversi territori. Il secondo dato è che c'è uno scarso coinvolgimento del mondo delle imprese. Infatti, molte aziende non conoscono la garanzia giovani, non sanno come funziona, non sanno quali potrebbero essere i benefici e l'Unione Europea aveva raccomandato che proprio le imprese, le aziende avrebbero dovuto essere coinvolte nella fase di progettazione della garanzia perché
posto che è da loro che parte l'offerta di lavoro, forse avrebbero dovuto essere maggiormente ascoltate e coinvolte per dare poi delle risposte maggiormente effettive ai ragazzi. Un'altra criticità riguarda il fatto che nelle regioni italiane i servizi per il lavoro funzionano o non funzionano in maniera molto differente. Ci sono delle regioni come la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, il Piemonte, lo stesso Lazio, dove esiste un sistema di servizi per il lavoro più o meno funzionante, ma comunque efficiente. Questo significa che esiste una rete di operatori pubblici e privati che si sono costituiti appunto attraverso un sistema capace appunto di rispondere, di dare delle risposte effettive agli utenti, che sono poi non soltanto i ragazzi ma tutti i disoccupati che decidono di recarsi in un centro per l'impiego per avere delle risposte. In molte altre regioni non esistono dei servizi per il lavoro efficienti e tutta la garanzia giovani viene messa nelle mani dei centri per l'impiego pubblici, che oltre a non essere particolarmente efficienti, perché gli ultimi dati ci dicono che riescono ad intermediare circa il 3% della domanda di lavoro, cioè soltanto il 3% dei posti di lavoro che sostanzialmente vengono realizzati e creati, dipendono da una dinamica intermediativa svolta e gestita dai centri per l'impiego. Il restante 97% viene gestito attraverso altre dinamiche, in parte dalle agenzie per il lavoro private, ma per larga parte attraverso quelli che sono i canali informali e le reti amicali. Questo significa che per poter funzionare un sistema di garanzia giovani che ha il suo obiettivo quello di far funzionare appunto meglio l'incontro tra domanda e offerta, occorre in primo luogo agire su un efficientamento e su una riforma dei servizi per il lavoro. Un altro aspetto che è stato fortemente criticato di questa garanzia giovani riguarda l'aspetto comunicativo. Infatti, nonostante le ingenti risorse che sono state stanziate per la campagna di comunicazione della garanzia giovani, molti ragazzi ancora non ne sono a conoscenza, così come molte imprese. È stato fatto qualche spot, qualche pubblicità nei giornali, non è stato fatto nemmeno uno spot televisivo, e quello che manca veramente è una campagna di diffusione capillare tra i ragazzi e quindi sui posti che vengono frequentati dai ragazzi, dalle scuole ai centri di aggregazione giovanile. Quindi diventa davvero importante per far funzionare questo programma che i ragazzi siano effettivamente informati sulla funzionalità e su come funziona questo programma e di quali sono le caratteristiche. Un'altra criticità riguarda le tempistiche. Abbiamo detto che rispetto alle indicazioni europee i tempi in Italia sono stati molto allungati, e un altro aspetto tendenzialmente critico è il fatto che poco si sono coinvolte le associazioni, il terzo settore, anche tra l'altro i consultori, il servizio sanitario. Sono sostanzialmente attori che andavano coinvolti di più nella garanzia giovani, non soltanto dal punto di vista della comunicazione alle persone a cui poi questi mondi si rivolgono, ma anche e soprattutto a livello di attuazione. Se i destinatari di questa garanzia giovani sono quelli che vengono definiti con l'acronimo NEET, no? Che sono i ragazzi che non studiano e non lavorano, che sono quindi quelli più scoraggiati e che più frequentemente presentano fenomeni di disagio sociale di diverso tipo, molti di questi hanno abbandonato la scuola, hanno dinamiche familiari molto particolari, versano in situazioni di abbandono. Per coinvolgerli in questo piano, probabilmente uno spot nei quotidiani o una campagna informativa basata semplicemente sulla rete forse è poca cosa. Andavano coinvolti, come è stato fatto negli altri stati europei, i servizi appunto di assistenza sociale, i consultori, i servizi sanitari nazionali, in modo da poter andare ad intercettare quei ragazzi che effettivamente presentano maggiori difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro e non solo all'interno appunto della società in particolare. Quindi c'è anche un problema di intercettazione delle persone. Si rischia così effettivamente la garanzia giovani vada a dare delle risposte a quei ragazzi che probabilmente un'occupazione l'avrebbero
trovata comunque perché sono più attivi e riescono ad avere una maggiore facilità nella gestione anche delle dinamiche relative alla ricerca di un'occupazione, quando invece il target prioritario doveva essere proprio quello dei ragazzi con maggiori difficoltà. Quindi questo è un primo aspetto critico di cui si è tenuto troppo poco conto, sia a livello nazionale che poi nell'attuazione nei diversi territori. Non è ancora troppo tardi, quindi si può in qualche modo forse ancora cercare di porre rimedio a questo aspetto. Quali sono però, venendo all'operatività, i servizi e il funzionamento della garanzia giovani? Abbiamo visto prima che in primo luogo la prima procedura da mettere in piedi è la registrazione. La registrazione che può avvenire attraverso il portale telematico nazionale, garanziagiovani.gov.it, oppure attraverso i diversi portali regionali. Ogni regione o quasi tutte hanno un proprio portale di riferimento per iscriversi alla Garanzia Giovani. Non è ammessa soltanto chiaramente la registrazione telematica, ma è possibile anche procedere ad una registrazione diretta che può avvenire tendenzialmente all'interno degli uffici per l'impiego e quindi dei centri per l'impiego e poi in alcune regioni può avvenire a seconda delle diverse strutture anche in altri luoghi. Per esempio nel caso del Veneto, dove si è messo in piedi un sistema particolarmente efficiente, almeno sembra, di Garanzia Giovani, si è istituita una rete di quelli che vengono definiti youth corner, cioè angoli riservati ai giovani, che trovano luogo all'interno dei centri pubblici per l'impiego, all'interno delle scuole, delle università, dei luoghi di aggregazione giovanile e che hanno la caratteristica di essere dei punti mobili, con appunto l'obiettivo di andare incontro ai ragazzi, cioè di andare ad aggiungerli laddove questi effettivamente si trovano per informarli ed assisterli nella procedura di registrazione alla Garanzia Giovani. Una volta avvenuta la registrazione, che quindi può avvenire telematicamente attraverso i portali o fisicamente recandosi ai centri per l'impiego pubblici o nei punti individuati dalle diverse regioni, che cosa succede? Succede che il ragazzo ha diritto ad essere informato su quelle che sono le caratteristiche del programma di Garanzia Giovani, ad accedere a delle prime misure di orientamento. Orientamento che si realizza attraverso lo stesso portale Garanzia Giovani, dove sono contenuti dei piccoli video in cui si segnala come compilare per esempio un curriculum, come fare la scelta relativamente ad un percorso di studi in pillole. Quindi questi servizi sono resi in modalità e-learning, quindi attraverso il portale, oppure resi direttamente attraverso anche piccole guide, si presuppone, all'interno dei centri per l'impiego pubblici. Fatta questo primo passaggio di servizi universali che quindi vengono garantiti a tutti e quindi di informazione sul funzionamento del programma e sulle sue caratteristiche, avviene il colloquio vero e proprio in cui si fa, come abbiamo visto prima, la profilatura del ragazzo. A questo punto si accede a percorsi che devono essere personalizzati e quindi costruiti su misura sulle caratteristiche del ragazzo che ha fatto il colloquio. In questo senso possono essere previste misure di inserimento lavorativo e quindi può essergli proposto un apprendistato, un tirocinio, qualora si ritenga che le competenze del ragazzo siano già in linea con delle offerte di lavoro presenti sul territorio o comunque sui territori indicati dal ragazzo, oppure qualora si valuti che non esistono delle proposte di lavoro o di tirocinio coerenti rispetto appunto al profilo del ragazzo, si può inserirlo in percorsi di istruzione o di formazione volti a colmare quel gap che separa il ragazzo rispetto a quelle che sono le opportunità di lavoro. Un altro tipo di percorso che può essere messo in piedi qualora se ne ravvisi l'opportunità e qualora il ragazzo manifesti questo tipo di attitudine, guidarlo in un percorso volto all'autoimprenditorialità. Si
Sono previste infatti diverse misure di sostegno appunto a che i ragazzi diventino autonomi, indipendenti e siano in grado di fondare appunto una propria impresa, con finanziamenti anche volti a sostenere le prime spese appunto di apertura di una realtà imprenditoriale. Queste sono le diverse misure possibili a livello nazionale, individuate come capaci di realizzare gli obiettivi previsti dalla Garanzia Giovani. Non in tutte le regioni però si ritrova questo ventaglio di opportunità, infatti le regioni sono state chiamate a scegliere su quali azioni puntare e quali appunto azioni finanziare. Andando a guardare sostanzialmente l'attuazione nei diversi territori, si verifica come la maggior parte delle risorse per quanto riguarda il Nord Italia sia stata investita sui tirocini e sulla formazione. Pochissimo si è investito, contrariamente alle indicazioni comunitarie, sull'apprendistato, poco anche su tutte le fasi di accoglienza e quindi di prima guida orientativa del ragazzo, e poco ancora si è investito sui servizi all'autoimpiego, all'autoimprenditorialità e sul servizio civile. Differente in parte la situazione al centro, dove si è investito di più sull'apprendistato, e lo stesso accade anche nelle regioni del sud, e si è investito di più sempre al centro e al sud anche sulle misure di accompagnamento. Inoltre, in particolare al sud, si è investito in maniera abbastanza forte rispetto al resto dell'Italia anche sui servizi all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità. Questi sono appunto i primi dati relativi al utilizzo delle risorse, alla ripartizione di queste tra le diverse misure possibili. Andando a guardare i dati relativi alle iscrizioni sulla Garanzia Giovani, vediamo che la maggior parte degli iscritti sono i ragazzi campani. C'è una forte concentrazione poi di iscrizioni nel Lazio e anche in Lombardia, ma la Lombardia, il Veneto, poi l'Emilia Romagna e il Lazio registrano un'altra situazione particolare, che hanno un numero altissimo di iscritti extra regione, cioè di ragazzi che si sono iscritti alla Garanzia Giovani, per esempio Lombardia, ma che sono residenti per esempio in Campania o in Puglia, e questo potrebbe creare un altro tipo di problema, perché le regioni, nel definire i propri piani di attuazione, non hanno tenuto sufficientemente in considerazione questo aspetto, con la conseguenza che seppure è previsto un passaggio di risorse tra le diverse regioni, cioè se io sono un ragazzo campano e mi iscrivo, residente in Campania, e mi iscrivo alla Garanzia Giovani in Lombardia, la mia regione Campania dovrebbe rimborsare la Lombardia per i servizi che mi sono offerti. Quindi il problema risorse dovrebbe in qualche modo essere risolto. Il grosso problema è che ci sono delle regioni che rischiano il collasso rispetto alle domande, perché hanno una struttura di servizi per il lavoro pensata su una rete di beneficiari stimati che sono quelli della regione di residenza, e che probabilmente non saranno in grado di accogliere e soddisfare il numero di domande provenienti dai ragazzi residenti in altre regioni. Lombardia, Lazio, Veneto e Emilia Romagna, e sono quelle che hanno appunto dei sistemi di Garanzia Giovani già operativi e tendenzialmente fanno registrare anche migliori risultati dal punto di vista occupazionale. Quindi un'altra criticità effettivamente è questa, e potremo capire effettivamente come sapranno rispondere alle diverse regioni quando effettivamente capiremo quali risposte saranno in grado di dare, soprattutto a quei ragazzi che non erano stati calcolati tra i possibili beneficiari. Questo tipo di meccanismo ha messo in crisi diverse regioni, quali appunto le solite, il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, che si stanno ritrovando con il Ministero per rinegoziare anche alcuni aspetti delle diverse convenzioni, capaci di tenere in adeguata considerazione questi aspetti. Come guardando invece le offerte di lavoro caricate nel portale, quindi quelle offerte di lavoro che sono effettivamente disponibili, e quindi guardando le caratteristiche dell'offerta di lavoro che verrà
proposta a questi ragazzi, noi abbiamo sostanzialmente fatto una prima rilevazione sulle proposte inserite ed emerge che l'80% dei contratti proposti sono contratti a tempo determinato. L'80% delle offerte di lavoro caricate nel portale nazionale sono offerte di contratto a tempo determinato, riguardano prevalentemente le regioni del nord e del centro. Il 10% delle offerte di lavoro caricate riguarda l'apprendistato, l'1% riguarda sostanzialmente richieste di collaborazione in autonomia, quindi partita IVA o rapporti affini, il 7% riguarda proposte di tirocinio e il 3% contratti di collaborazione a progetto. Quindi sostanzialmente le caratteristiche delle proposte di lavoro caricate tendono a rispecchiare abbastanza anche le caratteristiche dell'occupazione giovanile, quindi inserimenti che prevalentemente e in grossa prevalenza avvengono attraverso il contratto a tempo determinato e non attraverso altre tipologie contrattuali fortemente spinte dal legislatore, quale appunto l'apprendistato.